Amici di Rete 8 Sport, buonasera e bentornati in Gradinata, il terzo appuntamento stagionale, una stagione molto accattivante sotto l'aspetto sportivo, e stasera conosceremo naturalmente le realtà sportive, le ASD del territorio. Di quale territorio? Di Lanciano, perché siamo all'interno del centro commerciale, qui in una location davvero fantastica. Poi grazie ai nostri cameraman andremo un po' a conoscere tutti gli angoli di questa meravigliosa struttura, che è l'ipermercato Conad, in collaborazione appunto con il socio del territorio, che ringraziamo, per conoscere le realtà del territorio. A fianco a me c'è un personaggio di quelli tutto pepe, però io credo che sia giusto farlo presentare alla mia compagna di viaggio, che anche per quest'anno è Maria Rita Piersanti. Buonasera Maria Rita. Buonasera a te Lorenzo, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti gli amici che sono qui all'interno del centro commerciale Lanciano. Tu mi hai scippato il mio vecchio amico Ivaldo Rulli, vecchio nel senso ci conosciamo da un po' di anni, che mi ha fatto poi scoprire altri pregi di questo territorio. Lui è uno sportivo diverso dai tuoi amici sportivi, lui non gioca a calcio, almeno non mi risulta. No, non gioco, però di calcio me ne intendo, perché ho preso tantissimi calci, quindi quindi è un esperto in altro sotto senso. Questo aspetto. Ci sto. Con lui faremo due chiacchiere un po' più avanti nel corso del programma, perché approfondiremo quella che è la realtà intorno a Ivaldo Rulli come autore, come attore, come cabarettista, come organizzatore, come, posso dirlo, veterinario. E come no, certo. Lui ha imparato ad amare, non sempre, gli uomini, adorando il mondo degli animali. Certo che sì. Come si fa a non animare gli animali? E io poi lo devo ringraziare, perché mi permetto di farlo qui pubblicamente, grazie a lui ho scoperto qualche annetto fa il Festival Adriatica Cabaret, però poi possiamo parlare poi in maniera approfondita. Sì, quest'anno ci siamo divertiti. Volevi molti. Dire il Festival Nazionale Adriatica ho Cabaret. Dimenticato nazionale, hai ragione, nazionale Adriatica. Fa la differenza, immagino. Vuoi mettere? No, ci sono tante belle novità, quindi ne parleremo. Intanto tu... Ti prego, io seguo. Sii paziente, ecco, con Lorenzo, certo, perché ogni tanto lui la battutina la deve fare. Va benissimo. Però lui sa che con te rischia. Allora, naturalmente tu hai il microfono, l'archetto aperto, e puoi intervenire quando vuoi. Quindi se hai delle curiosità da chiedere ai nostri ospiti, certo, io ti lascio la massima, la massima libertà. E poi, ecco, se metti quel pizzico di sale per rompere le scatole a loro, io naturalmente devo essere il più formale possibile, però tu l'unica a briglie sciolte vai dove vuoi. Io sono a disposizione, mi fa piacere, infatti sono qua, mi avete preso a volo, io sono venuto a fare la spesa, tra l'altro. Infatti, se non sbaglio, sta mia moglie in giro che sta prendendo lo yogurt, e quindi insomma appena si sbriga mia moglie io poi me ne devo andare. Facciamo subito. Perfetto, grazie Ivaldo. Scherzo, non è vero, non sto a fare la spesa e non sono nemmeno sposato, quindi non esiste. Non mentire. E chi mente? No, io giuro non sono sposato. Sicuro? Sicuro. No, con lui non sa mai uno scherzo, lo dico, quando è vero. Lo dico pubblicamente, anche se ho tre figli. Vabbè, un annuncio che facciamo a tutte le donne qui all'interno del centro commerciale, no, non solo. Quindi sicuramente non si annoieranno a trascorrere la vita con Ivaldo Rulli. Quindi, bene, entriamo subito nel mondo del calcio, questo famoso gioco fatto di palle. Quindi esatto. Togliamoci dalle nel senso, cominciamo a... Diamo a il primo calcio. Di calcio. Vai. Grazie Ivaldo. Prego. A fianco a me il presidente del Lanciano Calcio, Fabio De Vincentis. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Allora, una stagione iniziata benissimo, tutto è migliorabile naturalmente, anche perché la piazza chiede tanto. Innanzitutto ringrazio Rete 8, ma ringrazio più che altro il centro commerciale, che ha dato a disposizione una location importante per poter fare, diciamo, questo spettacolo di gradinata. Ringrazio te, perché già l'anno scorso sono stato tuo ospite, e quindi mi fa piacere che ci si rincontra non solo sugli stadi, ma effettivamente ci si rincontra anche in questa tua trasmissione, che tieni tanto, e ti faccio i complimenti per come la stai Grazie conducendo mille. Poi, detto da un uomo di calcio come te, che vive il pallone non dico tutti i giorni ma quasi, è davvero un complimento. Dicevamo, un Lanciano che deve necessariamente cominciare a scalare le categorie, in Abruzzo soprattutto, poi secondo me
si sentirà anche il bisogno di andare a competere con altre città ancora più importanti. La prima domanda che ti faccio però, questa voglia di Lanciano, quando è partita e perché è partita soprattutto? Ma quando è partita? Quando il sindaco ha voluto che effettivamente il Lanciano Calcio iniziasse un nuovo percorso e ha visto in me la persona giusta, il manager sportivo giusto per poter iniziare da capo, dalla giusta rifondazione a oggi, con tutti gli step di avanzamento che comunque dobbiamo fare, perché se dobbiamo fare quello che stai dicendo, Lorenzo, è un qualcosa di importante, quindi dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo strutturarci tantissimo per poter competere con città importanti. Oggi la prima categoria comunque già è impegnativa, perché non è semplice, si è iniziati da zero. 3 mesi fa, quando sono arrivato io a Lanciano, non c'era niente, e in 3 mesi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Come dicevi poc'anzi, si poteva fare pure di più, ma ci teniamo ben stretto quello che abbiamo fatto, senza perdere assolutamente tempo, sia oggi che domani che dopodomani, di continuare, diciamo, a far crescere tutti i vari macro settori del Lanciano Calcio. Quindi, da quello che ho capito, piccoli passi per raggiungere l'obiettivo. Naturalmente non avete quest'anno quello principale, naturalmente la vittoria del campionato, una società che vuole, credo, allargarsi ancora di più. Tu non hai mai bloccato nuovi ingressi, nel senso che se c'è la voglia di far crescere la tua società, che sia il Francavilla o che sia il Lanciano, tu questo blocco non l'hai mai messo? Ma guarda, no, io il Lanciano l'ho preso perché sono il presidente al 101% e faccio calcio per quello che possono essere le mie idee, diciamo, sia manageriali che sportive, e quindi oggi come oggi allargo a tutti i nuovi dirigenti, ma già ne ho tantissimi, se ricordo bene ne siamo quasi un 36-37 persone che oggi come oggi fanno parte della struttura Lanciano Calcio, e questo mi inorgoglisce in modo importante, perché se ci sono tutte queste persone che credono nel progetto del Lanciano Calcio, nella dirigenza, significa che già siamo molto allargati. Benissimo, allora il primo giro, presidente, è andato, col passare dei minuti ci riscaldiamo come classico fanno tutte le squadre, arriveranno domande anche più difficili, quindi Si riscaldi. A fianco al presidente De Vincentis un altro presidente, Peppino Ursini o Giuseppe Ursini, è uguale credo, no? È indifferente. Allora presidente, un Fossa Cesia, ci siamo visti anche l'anno scorso, lei non venne in trasmissione, però mi ricordo quell'autobus favoloso con all'interno non solo naturalmente i calciatori ma tutta la dirigenza. Iniziato un bel campionato quest'anno, o sbaglio? Ma sì, è iniziato un buon campionato, non è ancora quello che noi avremmo voluto all'inizio. Volevo solo precisare, l'anno scorso io non c'ero perché non c'ero nella società, sono entrato, sono un novello presidente, infatti il collega poco fa mi ha detto: ma chi te l'ha fatto fa? Giustamente. Queste battute classiche tra presidenti. Io ho detto sì, mi ci hanno tirato dentro con tutta la giacca e ho accettato, diciamo così, l'invito a ridare un senso, un'organizzazione ad una società certamente più che dignitosa, ma ho bisogno di un cambio di passo, e siamo entrati in diversi, perché noi ne siamo una quarantina tra soci impegnati soprattutto nel settore giovanile, che abbiamo un settore giovanile molto ampio e anche abbastanza strutturato. Il campionato della prima squadra è iniziato un po' sordina, dicevo, le ambizioni sono importanti, adesso valutiamo lungo la strada di recuperare un po' di tempo perduto, insomma. Benissimo, presidente, con lei per adesso mi fermo qui, perché a fianco poi naturalmente andremo a conoscere ancora di più la realtà del Fossa Cesia, che dista qualche chilometro qui da Lanciano, quindi mi ha fatto piacere avervi come ospiti. A fianco a lei c'è il signor Guido Catenaro, che è qui in veste di rappresentante della notturna lancianese che si è svolta qui in città il 30 agosto. Ci spiega un attimino che cosa è successo quel giorno, perché ho sentito dire che ci sono stati non solo parecchi partecipanti, ma anche partecipanti di estrema qualità. Sì, i partecipanti erano circa 500, anche forse di più. Siamo alla quarta edizione, e questa notturna era nata più che altro... Parliamo di podismo, mi scusi, perché non ho... Notturna podismo.
Io ho organizzato anche la Strada Lanciano, 35 anni, quindi vengo da un'esperienza... Una vita di corsa ha fatto. Sì, diciamo, a livello sportivo, quindi io mi dedico allo sport, al podismo, quindi pratico anche le maratone, quindi... In quella gara, diciamo la notturna, che l'abbiamo trasferita dalla 167 l'abbiamo trasferita al centro storico di Lanciano, quindi per rilanciare la città e per vedere, cioè, anche quelli che erano di fuori a vedere le bellezze del Lanciano. Quindi a differenza di una classica corsa che di solito, io ricordo quella di Roma che è favolosa naturalmente, il centro storico, insomma, via dei Fori Imperiali e tutto il resto, quindi è anche un'occasione per far vedere a tutti il biglietto da visita che è il centro storico di Lanciano. Ma il vincitore, questa vittoria l'ha meritata o c'è stato qualche battibecco tra i partecipanti? Assolutamente niente, quindi anche perché non c'era storia, ha vinto Albirico di Cecco, un olimpionico, quindi che si è dedicato alla corsa, anche se fa il carabiniere, però si dedica alla corsa da tantissimi anni, quindi su questo non ci sono dubbi, insomma. La macchina organizzativa per la quinta edizione immagino si sia già messa in moto, avete un obiettivo naturalmente, quello di far crescere ancora di più il numero dei partecipanti, ma personaggi, atleti importanti sono attirati da questa corsa oppure bisogna lavorarci un po' di più sotto l'aspetto marketing e di visibilità? Ma guardi, più che altro questo non serve per attirare il campione, ma serve più che altro per dare la quantità, quindi la partecipazione, perché era nata qui in questa, perché la Strada Lanciana è quella competitiva, quella che si fa ad ottobre. Questo è per riscoprire le bellezze dello centro storico di Lanciano, quindi chi viene fuori, specialmente in notturna, di rivedere insomma tante particolarità della nostra città, ecco questo che è lo scopo principale. C'è qualche dirigente piuttosto che qualche altro organizzatore che questa sera non è presente che vuole ricordare, oppure fa tutto lei, nel senso organizza? Credo di no, ovviamente. Assolutamente no, io appartengo a un'associazione sportiva che si chiama la Tribù Frentana, che c'è un presidente, Massimo Nasuti, e più ci sta anche, diciamo, HELP, Centro Aiuto Frentani, dell'avvocatessa Giulia Napolitano, quindi abbiamo, diciamo, uno staff, un'equipe abbastanza consolidata per, anche per proiettarci anche nel futuro, e quindi rinnovare, diciamo così, agli sponsor, che soprattutto perché quelli che ci danno, ecco, uno un amico qua è Ursini che ci dà collaborate anche sotto quell'aspetto, e benissimo, più anche il centro commerciale di Lanciano. Benissimo, l'ultima domanda, poi la lascio andare di corsa, la battuta ci sta tutta. La prossima data è sempre il 30 agosto? No, okay. Anche perché quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà, in quanto in quella settimana c'è, per Lanciano, c'è la settimana medioevale che si va a concludere con il Mastro Giurato, quindi abbiamo avuto delle difficoltà un po', e quindi forse ci sposteremo sicuramente al 5 di agosto, ma domenica. Sì. Vabbè, poi casomai potrebbero essere coinvolti, immagino, anche i tanti turisti che sono sulla costa chietina, quindi potrebbe essere una buona occasione per far crescere di numero ancora di più questa meravigliosa manifestazione. Io ringrazio il signor Catenaro. Non so, ho visto la presidentessa del Pescara Calcio Femminile, eccola qui, allora se si può fare, non so i tecnici se mi danno il consenso, un cambio stile calcio, nel senso uno entra, l'altro esce, non abbiamo gli arbitri, però anzi c'è il socio Conad qui davanti a me, se lui mi dà il permesso lo nominiamo arbitro della serata, lo possiamo fare, vero? Benissimo, eccolo qui. Grazie mille signor Catenaro, grazie. Io riprendo il microfono e comincio a fare gli altri giri. Allora, voglio tornare dal presidente Ursini. Perché naturalmente non è venuto solo, anch'esso non può gestire la società senza i collaboratori, e ho visto che avete qui presenti anche dei collaboratori con una professionalità abbastanza importante. Ma
è ovvio, la società sportiva per noi è veramente un'attività di volontariato puro, seppur comunque organizzato, perché poi le cose o si fanno in un certo modo o diversamente è meglio lasciarle perdere. Quindi l'ampiezza della nostra diciamo così, dirigenza è dovuta proprio a questo, cioè distribuire i ruoli frazionandoli e darne a più persone. Ovviamente questo comporta l'impiego di tanta gente. Fossa Cesia è un paese di scarsi 7.000 abitanti, però c'è la passione per il calcio abbastanza spiccata e dunque sono riuscito per fortuna a mettere dentro soprattutto tanti giovani, perché sono entrate una ventina di ragazzi che credo che siano più o meno una media di età di 27-28 anni, molti ex calciatori o che amano questo sport in sostanza. Stasera purtroppo non tutti sono potuti venire, ma comunque abbiamo la presenza di Simona Luciani, che è la nostra addetto stampa, e di Pierino De Simone, che invece si occupa dell'area commerciale, quindi lui è il cerca sponsor, diciamo così, anche se noi non abbiamo bisogno di grandissime risorse, però naturalmente i costi li abbiamo anche noi. Cioè, mi scusi, il cerca sponsor in che senso? No, diciamo... perché se avete il cerca sponsor, mi permetta la battuta, vuol dire che il presidente non mette una lira. Non so se Fabio De Vincenti è d'accordo, però questo cerca sponsor che vuol dire? Casomai poi allora... ce lo vogliamo far spiegare da lui, perché mi sembra alquanto una minaccia piuttosto che un complimento. Rubo un attimo il microfono. Velatamente è una minaccia. Velatamente è una minaccia. Allora, io gli passo il microfono al cerca sponsor, eccolo qui. Non so se Mario Giacchetta, eccolo lì, è pronto. Che cosa voleva dire il presidente? Naturalmente complimenti per questo ruolo, perché siete in promozione, però non tutti sono strutturati in questo modo, quindi che tipo di lavoro svolgi? Sì. Non credo naturalmente solo quello che ha citato il presidente, e che tipo di impegno hai, a parte la forte passione? Sì, allora noi nasciamo da un gruppo nuovo, molto eterogeneo a livello di età e a livello di professione. Una cosa che prima non c'era, quello dell'area commerciale, che spazia dalla pubblica relazione, come fa Simona, al procacciamento di sponsor per quanto riguarda la sopravvivenza di una società, perché una società ha bisogno di dover cercare delle sponsorizzazioni e per certo. Visibilità. La mia specifica area di competenza, oltre alla ricerca di sponsorizzazioni, varia anche nell'organizzazione di eventi legati alla società sportiva calcio della S Fossa Cesia. Cerchiamo di non intaccare troppo le tasche del presidente. Quindi, allora facciamo una cosa, invece di cerca sponsor lo chiamiamo sindacalista, va bene? Così mettiamo un po', diamo un po' più di eleganza al ruolo che ricopre. A fianco a te c'è anche l'addetto stampa, ciò a certificare che insomma vi siete strutturati davvero, davvero alla grande. Simona Luciani, buonasera. Buonasera. Il tuo compito, voglio dire, è un po' più, forse più semplice? Sicuramente. Ecco, perché se lui insomma deve andare a bussare alle porte di tutti gli abitanti e alle industrie di Fossa Cesia, per te cambia qualcosina. Naturalmente non è, voglio dire, usualissimo vedere una donna all'interno di una società sportiva, a me fa piacere, raccontaci la tua esperienza. Vabbè dai, al giorno d'oggi non è poi così raro, c'è la presidentessa qui seduta che ce lo conferma. Ma lei ormai è di vecchia data. Noi in società siamo due donne, quindi non sono la sola. Vabbè, io mi occupo della gestione poi delle relazioni con la stampa, delle comunicazioni esterne, della gestione dei canali social che sono Facebook, Instagram, insieme a un altro dirigente che è Massimiliano Natale. È un mondo a cui mi sono avvicinata qualche anno fa, seguivo la Virtus Lanciano e mi occupavo della Virtus Magazine, che era la rivista ufficiale, e da lì mi sono un po' appassionata a questo mondo, e quando il presidente Orsini mi ha proposto di collaborare ne sono stata molto contenta. Quindi diciamo già esperienze, sei legata sì. al Fossa Cesia Calcio e vabbè, Fossa Cesia Città, questo è indubbio, quindi oltre al lavoro naturalmente c'è una passione, c'è una passione dietro. Un messaggio da lanciare ad altre ragazze che casomai non sono appassionate di calcio, ma che potrebbero tramite il calcio imparare una nuova professione? Beh, sicuramente il mondo del calcio a livello di comunicazione dà molte opportunità, perché anche se la nostra è una società dilettantistica, per come siamo strutturati oggi, cioè, è molto stimolante l'ambiente, è comunque una esperienza avvincente. E
Sì, di ragazze ce ne sono poche anche che vengono al campo, però secondo me piano piano si possono coinvolgere. Benissimo, allora grazie al sindacalista del Fossacesi, all'addetto stampa. Noi andiamo brevemente in fascia Conad, come la chiamo io, quindi una intervista da parte di Margherita Piersanti con il punto Conad ed il socio qui del centro commerciale di Lanciano. A dopo. All'interno del centro commerciale Lanciano c'è il punto Conad, questo è un punto decisamente importante, Paolo Piombaroli, che è il direttore di questo punto, tra i più grandi se non il più grande addirittura di Per Conad Adriatico, siete enormi. Sì, è un punto vendita grande, è il più grande attualmente a Conad Adriatico, è un punto vendita di oltre 5.000 metri quadrati, diciamo che è l'elemento trainante di questo centro commerciale. Al lavoro c'è una grandissima famiglia, sono oltre 130 impiegati tra operatori di vario genere nei vari settori. All'interno dell'ipermercato sono 135 dipendenti, escluso noi soci, noi che gestiamo siamo 4 persone, è una società che questo è il quarto anno che stiamo qui su Lanciano. Diciamo il vantaggio che ha Conad è quello di avere comunque sia in ogni suo punto vendita un imprenditore. E naturalmente riesce a presidiare meglio quelle che sono tutte le operazioni, anche perché un ipermercato di queste dimensioni ha bisogno di starci molto dietro. Sicuramente sì, è come un figlio che richiede moltissime attenzioni, poi qui moltiplicato per 135 alla fine, più tutti i clienti, clienti che sono molto attratti non soltanto dalla varietà che voi offrite, dall'alta qualità che da sempre contraddistingue i prodotti Conad, dal fresco fino al non alimentare, ma poi siete collocati in una zona anche strategica per la città. Sì, l'ubicazione di questo centro commerciale è strategico, è proprio vicinissimo a ridosso del centro di Lanciano, ha un'ottima viabilità, parcheggi coperto e scoperto, diciamo che è buono. Per Lanciano diciamo che è una dimensione adeguata a quello che è la città di Lanciano. Diciamo per quanto riguarda l'ipermercato è molto importante su Lanciano, è diventato il punto di riferimento di Lanciano per gli acquisti. Noi siamo orgogliosi sia come soci ma soprattutto perché abbiamo un marchio alle spalle che è Conad, che attualmente è l'unica azienda in Italia che è presente in tutte le regioni. Naturalmente noi ci mettiamo la faccia perché vogliamo mantenere molto alta la qualità che Conad dà in Italia e quindi è un lavoro molto pesante, però dà tantissime soddisfazioni. Quando è una propria creatura è una cosa che si segue con piacere. Tra l'altro Lanciano è una città che da secoli ha una vocazione fieristica e commerciale, quindi attira gente anche dal circondario, dalle colline, dalle zone dell'interno. Assolutamente sì, noi lo vediamo soprattutto nel fine settimana, abbiamo un'altissima frequentazione del bacino secondario, lo chiamiamo, ma soprattutto anche in occasione o quando ci sono le ferie, qui il centro commerciale è una bolgia. Perché comunque sia vengono, la gente da quello che ci dicono si trovano bene, quindi noi ci impegniamo sempre al massimo per far sì che questo prosegua. Paolo Piombaroli, che conosce benissimo la sua creatura insieme ai suoi soci e tutti i dipendenti, in quale dei reparti di questo punto Conad si ferma più volentieri in assoluto? Diciamo come i vari reparti sono come tanti figli, quindi non ce n'è uno preferito. Noi cerchiamo di tenere l'asticella molto alta in tutti i reparti, da quello che poi i clienti, che sono loro che ci dicono, noi vediamo che sul reparto del fresco sono molto molto attenti, ci vanno con piacere, la qualità dei prodotti è sempre molto alta al top, ma la stessa cosa nell'extraalimentare su cui noi ci puntiamo tanto perché porta gente. Per noi è molto importante, quindi l'ipermercato si distingue da un supermercato anche per l'assortimento che ha nell'extraalimentare. Quindi è tutto da esplorare, grazie per questa vostra accoglienza, buon lavoro naturalmente, poi un giretto lo facciamo anche noi e con voi.
Eccoci tornati dopo il punto Conad e torniamo dal presidente del Francavilla Fabio De Vincentis, che mi aveva promesso mamma mia, ho fatto una figuraccia? Vabbè, può accadere, no? Dopo tanti anni, anche perché amo il giallo e il rosso, quindi del Lanciano Calcio. E Ivaldo subito mi ha corretto, quindi no, è importante perché vuol dire che sei attento, anche se l'argomento non è quello che più ami. No, ma fino a devo dire la verità, hai fatto solo 5-6 papere, puoi andare tranquillo. Solo 5-6? Sì. Bene, in 20 minuti, 25 minuti, sono soddisfattissimo, guarda. Presidente, mi aveva promesso l'arrivo del mister Del Grosso, arriva oppure no? Allora, il mister Del Grosso ce l'abbiamo alla nostra sinistra. Ah, eccolo qui, eccolo qui. Con un altro giocatore che poi possiamo poi prepariamo una sedia anche al mister, così chiacchieriamo un po' anche di campo oltre che di, sì, struttura societaria. La domanda: hai realizzato tutto quello che volevi qui a Lanciano, nel senso hai contattato immagino tantissimi giocatori e tantissimi allenatori, anche se quello che hai scelto secondo me è il massimo. Qualche rimpianto per adesso? Allora, io non ho contattato nessun tipo di giocatore e nessun tipo di allenatore, perché c'è il direttore Antonio che Paciarella, fatto fare tutto a lui, che porta questa croce e lo sa portare anche abbastanza bene. C'è da dire che di allenatori ne abbiamo contattato uno, ma non l'abbiamo nemmeno contattato perché si sono incrociati, sia Antonio Paciarella con Alessandro Del Grosso, e sono arrivati subito a una giusta conclusione che dovevamo rimettere i giusti cocci insieme. Noi abbiamo già collaborato negli anni passati nel Francavilla Calcio e mi sembrava giusto ripartire insieme, perché quando c'è la giusta sintonia, se si può fare calcio con chi effettivamente vede il calcio come lo vede il presidente, come lo vede direttamente il direttore, è già tanta roba. E questo è stato fatto in modo molto molto veloce. Per i rimpianti non ci sono assolutamente nessun tipo di rimpianto, perché a Lanciano tutti i giocatori che ha contattato il direttore sono arrivati, e anzi meglio di questo secondo me non si poteva assolutamente probabilmente fare. Una città è una società che invita, no? Sì, guarda, accomodarsi qua, al di là di Alessandro Del Grosso che si sta accomodando adesso, ci abbiamo un pilastro del nuovo Lanciano Calcio che è Scudieri, vice capitano, che ha sempre militato a categoria nettamente superiore a quello che noi quest'anno facciamo, e se lui ha scelto di scendere qualche categoria è perché Lanciano è Lanciano e a Lanciano si può fare calcio, e lui ha scommesso insieme a me, insieme a tantissime persone, che il Lanciano deve ripartire. Quanta emozione le dà vedere gli spalti così gremiti? Perché lo ricordiamo, è una grande città che ha vissuto di calcio per tanti anni. La categoria forse poteva un po' penalizzare, no? Sotto l'aspetto dell'entusiasmo, invece vedo che ogni domenica, non solo in casa ma anche in trasferta, insomma, c'è un bel seguito. Davvero, allora, complimenti. Non mi sono assolutamente emozionato, perché quando ho fatto la scelta di venire a Lanciano sapeva che succedeva tutto quanto questo. Mi conosco il percorso che sto facendo, e conosco quello che Lanciano può dare al Lanciano Calcio. Effettivamente, come detto a un altro emittente un po' di giorni fa, non sta succedendo nulla di strano. Vedere quasi 1900 persone due domeniche fa al Biondi e vedere domenica scorsa 600 persone a Tessa è un qualcosa sì di stratosferico, ma di tutto del tutto normale per una piazza come Lanciano. Naturalmente questo vi dà anche tantissima responsabilità nei confronti non solo della città ma anche e soprattutto dei tifosi. Presidente De Vincentis, che credo insieme a tutta la società, nel momento in cui ci dovesse essere il bisogno di rinforzare ulteriormente la rosa, è sempre pronto. No, non devo rinforzare la rosa perché è una rosa già abbastanza importante. Quello che mi sento di dire è che la responsabilità per la prima parte della domanda ce la prendiamo tutto, perché se siamo qua è perché ci dobbiamo prendere le responsabilità. Il Lanciano Calcio non è una società giusto per, ha il suo perché, e quindi se vogliamo stare al comando di questa società ci dobbiamo prendere tutte le responsabilità. Benissimo, grazie al presidente De Vincentis. Ivaldo, ecco, vuole fare una domanda a Ivaldo. È chiaro che io non sono molto addentro al calcio,
però sono rimasto un po' perplesso quando ho sentito, infatti volevo chiedervi Presidente qual è la spiegazione, quando ho sentito dire dal Sindaco voglio dare un grande calcio a Lanciano. Questo mi può fare piacere come sportivo, ma come cittadino penso che possa fare piacere. Sono un po' preoccupato. Cioè, mi spieghi cosa significa voglio dare un grande calcio a Lanciano? No, voglio dare un nuovo. No, non lei, l'ha detto. Ma guarda, io no, allora, quello che pensi è stato sindaco, detto da, quello che pensi sindaco, voglio dare diciamo, un calcio a Lanciano. Un grande calcio a Lanciano può anche darsi che gliel'ha dato e mi ha dato la croce a me. E quindi allora, oggi come oggi, la risposta è mia, speriamo di dare un, di, diciamo, una giusta immagine al Lanciano Calcio, che poi la domenica pomeriggio nei 90 minuti possa essere, diciamo, anche a favore del risultato sportivo, perché tutto lo si fa, come si diceva prima, di strutturare la società, ma dopo se andiamo a stringere la domenica pomeriggio c'è tutto il lavoro di una settimana intera. La solidarietà che ha dai giovani, dai ragazzi, dagli appassionati, agli sportivi di Lanciano. Ma cioè, guarda, noi magari come calcio possiamo anche stare all'ultima, non so, l'ultima categoria, come si dice, però come pubblico e come, come giovani sportivi stiamo in Serie A. Sono felicissimo, ecco, e orgoglioso, e tutti quanti mi fanno notare questa cosa, e sempre più, diciamo, lavoriamo per questo, perché ci dà il giusto entusiasmo. Però per lavorare in questa piazza bisogna anche sapere. Quindi allora la esatta dicitura è: diamo una bellissima squadra di calcio a Lanciano e non diamo un calcio, e non diamo un calcio a Lanciano. Bene, ecco, d'accordo. Facciamolo crescere. C'è un applauso al Presidente. Bene. Quindi diciamo più calcio e meno calci. Bravo. Che è meglio, no? Così lanciamo anche un messaggio di educazione sportiva che non deve mancare mai. Io grazie su Presidente, poi ci volevo sottolineare, diciamo, già che ci stavamo parlando di quello che possa essere il mini percorso, un mini percorso fatto in 3 mesi, 2 mesi e mezzo che sono qua a Lanciano, di non solo di aver ricostruito, diciamo, una squadra forte, perché c'è Scudieri qua, o perché c'è Alessandro Del Grosso che è una garanzia come allenatore, ma abbiamo ricostruito anche un settore giovanile e una scuola calcio. Sappiamo che i colori rossoneri per Lanciano è un colore molto molto importante, è una passione che si ha anche a livello viscerale, e quindi se iniziamo dai bambini piccoli, dai ragazzi, poter dare questa cultura calcistica e questa cultura dei colori del Lanciano e della Frentagna tutta, questo mi dà ancora più benzina, ma dà più benzina, diciamo, anche ai miei collaboratori di stare sempre più sul pezzo e poter fare degli step di avanzamento per quello che possono essere tutte le cose che si devono fare per costruire un grande Lanciano e un futuro Lanciano. Grazie Presidente, grazie Ivaldo per questa puntualizzazione. Allora io mi sposto da questa parte perché è arrivata e si è seduta immediatamente. Innanzitutto ti ringrazio perché mi hai scritto qualche ora fa e mi hai detto vabbè, ma io voglio esserci, allora mi preparo, mi metto, insomma, ecco, sempre una grande presenza. Velina Rasetta, la presidentessa del Pescara Calcio Femminile, buonasera e benvenuta ancora una volta in gradinata. Il microfono, così ci saluti un po' a tutti. Allora, grazie e buonasera a tutti. Il primo anno è stato glorioso perché c'è stata la promozione in Serie B. L'anno scorso tante difficoltà, non solo sotto l'aspetto calcistico, ma mi ricordo anche quel giorno in cui si è rotto il treno, ha avuto problemi il treno, e quindi è stata davvero un'odissea. No, si è rotto il pullman, siamo dovuti tornare tutti quanti in treno. Ah, ecco. Cioè dalle 7 alle 18 del pomeriggio siamo arrivati a Pescara alle 5 della mattina. E tra l'altro venivate da una sconfitta, quindi cioè, insomma, peggio di così, pioggia sul bagnato. Non si poteva. Quest'anno le cose vanno meglio, non solo in società ma anche e soprattutto sul terreno di gioco. Ma perché? Che cosa è successo? Hai acquisito esperienza tu? No, o hai deciso col cerca sponsor di prendere gli elementi più forti della categoria? Ma diciamo che ho avuto delle belle occasioni per prendere delle nuove ragazze, e quindi diciamo che la mia squadra è stata rinforzata un pochino, e quindi siamo felicissimi perché la sinergia col Pescara sì sempre fa la differenza, vero? Sempre sì.
e soprattutto eravamo partiti anche male a livello di sponsor, però la saponeria è intervenuto da solo a portare avanti questa realtà di cui siamo molto contenti. Poi abbiamo anche un mister che vanta una bella esperienza con la Pescara Calcio maschile, e per cui se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che è un bel giorno, per ora è un bel giorno. E le ragazze sono abbastanza convinte, competitive, aggressive, anche se quest'anno il girone centro-nord, siamo più a nord di così non si può. Allora, il punto più lontano qual è? Perché naturalmente il presidente del Fossacesi ogni tanto so che si lamenta quando deve offrire dei pranzi, delle cene. Ascolti un attimo le trasferte che fa la presidentessa, poi si renderà conto della fortuna che ha lei. Io quest'anno ho 8 trasferte con il pernotto, tra cui il 29 siamo a Bressanone, quindi dietro l'angolo proprio. Dietro l'angolo. Poi vabbè, Verona, Bolzano, insomma abbiamo il centro nord, ma veramente è paesi. Più nord che centro, ecco. Cioè, ho chiamato per prenotare un hotel, ma ha risposto in tedesco, ti ho detto tutto. Questo vi fa capire le difficoltà logistiche di questo campionato, però è una serie B nazionale, quindi sì. Vale sì. La pena un po'. Fare dei piccoli sforzi, non solo a livello economico, ma io credo anche, ho conosciuto tante ragazze, tante giocatrici, sì. Molte naturalmente hanno dovuto lasciare le proprie case per venire a giocare qui, per venire a giocare a Pescara, quindi è anche vero. Un sacrificio sotto quell'aspetto. Sì, 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 ho delle ragazze che vengono dall'Aquila, da Sulmona, da Vasto, e quindi diciamo che è un bel gruppo, affiatato, omogeneo, e quindi si va avanti. Quest'anno la festa di Natale la fate? Certo che sì. Mi richiamate per l'ennesima volta? Senza di te non faremo mai niente. Mi sono invitato di nuovo. È partito da lei spontaneamente. Grazie Melina Rasetta. Se passa il microfono al mister, io non so se poi Alessandro Del Grosso fra qualche anno vorrà prendere le redini di una squadra femminile. Buonasera. Buonasera. Ci rivediamo. Le donne saranno contentissime, immagino, quindi ecco. Alessandro, bentornato. Ci rivediamo dopo qualche esperienza sulla sabbia o sbaglio? Sì, sulla sabbia, l'ultima è stata sulla sabbia, l'estate scorsa. Sì. A Beach. Come ti trovi col presidente De Vincentis? Beh, presidente, lo conosci bene, quindi. Lo conosco bene, è grazie a lui che il primo anno che ho fatto in eccellenza mi ha portato bene, diciamo. Poi comunque c'è tutta una cosa diversa. Proprio come rapporto, diciamo, oltre il lavorativo abbiamo anche il rapporto esterno, che è la cosa più importante. Poi il lavoro può andare bene come può andare male, ma l'importante è che c'è una conoscenza esterna al di fuori del mondo del calcio. Ha messo qualche frase, qualche parola importante per convincerti su Lanciano, più che su Lanciano forse sulla categoria, oppure la sfida l'hai raccolta senza particolari stimoli? No, mi ha chiamato, mi ha detto solamente se volevo andare con lui. Io ho detto dove, perché pensavo che rimanesse a Francavilla, ma ha detto no, andiamo a Lanciano, e la seconda parola mia è stata sì, perciò non c'è stato neanche troppe telefonate, c'è stata una sola telefonata, mi ha detto vuoi venire con me, la risposta mia è stata dove, lui mi ha detto a Lanciano, sì, e il giorno dopo mi ci sono incontrato, tant'è vero che avevo in corso, e lui lo sa perché comunque tramite altra gente l'ha saputo, avevo diciamo categorie superiori, però le ho lasciate tutte andare. È vero, ci siamo visti anche a Pescara, esatto. Al Poggio degli Ulivi, esatto. E ti vedevo chiacchierare con un po' di dirigenti, so che qualche chiamata è arrivata, poi non si, sì. Non si è concluso, ma non si è conclusa forse da parte mia, ecco. Ma dall'altra parte c'è stata la chiamata, c'era la volontà, questo lo so. A questo punto è andata bene così, quel giorno al Poggio degli Ulivi, nel senso, perché è arrivata la chiamata da parte del Lanciano. Sì, io sono contentissimo, lo rifarei altre mille volte, un po' per tutto quanto, però dopo domenica, dopo quello che ho visto fuori casa, avere 600 persone fuori casa non è da tutti, come si diceva prima, la categoria è un dato di fatto, è la prima categoria, ma come pubblico, come persone, come città, è da Serie B e Serie A.
Vabbè, tu da giocatore e anche da allenatore un po' di pubblico caldo l'hai vissuto, quindi sì, diciamo che lì avevi fatto un po' le ossa. Però lo vogliamo ricordare il tuo percorso, non come Wikipedia, nel senso partiamo da quelle più importanti e ricordiamo da quelle. Da giocatore è una cosa, da allenatore sei solo, hai solamente quelle due o tre persone che ti possono aiutare, che fa parte dello staff, e diciamo che è un altro ambiente, e ti devi calare sotto altre spoglie, ecco, diciamo. Poi per quanto riguarda la mia, diciamo, carriera, qualche squadra ci sono stato: Napoli, Catania, Bari, Salerno, Catanzaro, Pisa, e poi tutte le in regione dove sono stato: a Francavilla, sono stato a Celano, sono stato a Chieti, sono stato a Teramo, sono stato a Lanciano stesso, sono stato 3 mesi da giocatore. Tutte piazze importanti, no? Sì, che vanno naturalmente a certificare, come dico spesso, la bontà del calciatore, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma credo che poi per fare il calciatore in certe realtà bisogna avere anche il cervello e la testa sempre accesa, altrimenti certe piazze non le reggi. Bisogna avere anche un certo tipo di carattere, ecco, perché veramente se capita a Napoli, a Salerno, e dove può capitare di andare male, e lì deve avere veramente la testa e il carattere. E la sera poi non si esce di casa in tranquillità, ma credo nemmeno al mattino. Assolutamente no, ma in nessun'ora del giorno e della notte, diciamo, ecco. Ascolta, la prima categoria naturalmente ha i giocatori importanti che secondo me potrebbero tranquillamente giocare anche in eccellenza, quindi merito al presidente e alla società che hanno attrezzato una compagine, una rosa così forte. Ma calarsi in prima categoria, cioè nel senso non conoscere gli avversari, perché poi tu sei abituato ad altro, ecco. È la mentalità che poi cambia, è normale che ti devi calare nella realtà in cui ti trovi. Non possiamo dire: ma io ho giocato, ma io ho fatto. Adesso stiamo in prima categoria e dobbiamo pensare da prima categoria, dove tutte le partite sono difficili. Qualcuno mi ha detto: ma è facile quest'anno? Assolutamente no, ogni partita inizia 0-0, l'hanno dimostrato la Val di Sangrotano domenica, dove hanno incontrato a noi, ma non tanto per noi, proprio perché giocano contro il Lanciano, che è diverso, e mettono sempre quel qualcosa in più, e noi purtroppo non ci possiamo permettere di sbagliare o di scendere in campo con una mentalità leggera, ecco. È un po' la situazione che vivono in eccellenza il Chieti ed il Giulianova soprattutto. So che posso chiederti anche qualcosa relativamente a quel campionato. Non ti chiedo la favorita, perché poi naturalmente ti trovi sotto casa i tifosi della squadra opposta. No, vabbè, è una squadra attrezzata, sono 2-3, di cui lo Spoltore, per esempio, sta facendo un po' di fatica all'inizio, però adesso che ha trovato la quadratura giusta sta tornando su. Però il Chieti e il Giulianova sono squadre attrezzate per vincere il campionato, sicuramente. E allora non ti chiedo la favorita, ma ti chiedo: è il campionato che ti aspettavi per adesso, quello di eccellenza? Sì, perché è sempre difficile, non si sa mai, parti con delle idee, con dei programmi, e poi dopo la domenica vengono cambiati per infortuni, per giocatori squalificati, insomma per tante circostanze che non sono dovute alla squadra, che non sono dovute al tecnico. Se vinci il campionato rimani o vuoi salire di categoria? Io rimango, lo sa già il presidente, già ne abbiamo parlato, perciò non ho neanche bisogno di dirlo, lo sanno tutti quanti. Sono rimasto in prima con orgoglio e rimarrò anche dopo. Perfetto, allora ho completato il giro anche con mister Del Grosso. Presidente Ursini, 2 minuti prima di andare a conoscere il nostro personaggio Ivaldo Rulli. Se prende il microfono da parte, c'è una sorta di testimone dal presidente De Vincentis. Gli obiettivi del Fossa Cesia però adesso ce li deve svelare, perché la società si è rinnovata, è entrato lei, c'è il cerca sponsor. Che cosa facciamo quest'anno? Obiettivi di quest'anno? Ci sono compagini importanti e forse un altro anno si ritrova anche il Lanciano, quindi mi raccomando, o lo fate adesso il salto di qualità oppure il treno passa. Allora, l'obiettivo di quest'anno è stato ampiamente dichiarato, è quello di raggiungere i playoff. E essendo poi un campionato abbastanza livellato, è chiaro che se ci scappa, come si dice, l'occasione giusta, non ci tireremo certamente indietro, però non possiamo nemmeno poi fare voli pindarici, perché noi sappiamo ciò che possiamo fare. Abbiamo un budget molto chiaro e molto definito, non abbiamo nessuna intenzione di andarci a buttare, diciamo così, in un marasma che non conosciamo. Quindi noi facciamo il nostro campionato. In realtà gli obiettivi sono diversi nell'arco dei 3 e 5 anni. A medio termine il mio obiettivo è arrivare in eccellenza, che è il massimo campionato dilettantistico regionale. Poi, se riusciamo a farlo, arrivati lì,
dopo un paio d'anni di assestamento, vorremmo cercare la caccia a quello che è il maggior campionato dilettantistico nazionale, che per Fossa Cesia equivale alla Serie A, ovviamente, senza farsi, diciamo così, parole, che è così. Per noi è un sogno, sarebbe un sogno, e vorremmo farlo con una società che io amo definire quasi biologica, nel senso con una serie di accorgimenti e di lavori, di organizzazione, di stile, che è un po' magari inusuale in una categoria come questa. È ovvio, poi l'obiettivo è un conto, arrivarci a un altro conto, lo sappiamo tutti, per fare un salto del genere è molto difficile, ma soprattutto va fatto a livello dirigenziale, perché la mentalità va cambiata soprattutto a livello dirigenziale. Fino ad oggi Fossa Cesia ha fatto campionati semplici, con bravissima gente, però ovviamente roba spontanea, quasi artigianale, diciamo così. Il grande passo è questo. Tra le avversarie quale vede? Quella un po' più attrezzata, perché poi alla fine il campionato, dico spesso, si decide nel periodo invernale, quando un po' si riapre il mercato, si rifanno le classiche preparazioni, i richiami, ma c'è una formazione che avete incontrato oppure che può valutare sulla carta come la reale favorita per la vittoria di questo campionato di promozione? Beh, avrei voluto incontrarle tutte per dare un giudizio completo, però nelle prime 8 giornate abbiamo incontrato 2-3 squadre veramente strutturate per la categoria sempre. Beh, mi ha impressionato l'Ortona, che abbiamo incontrato alla prima partita, che nella prima mezz'ora ci ha letteralmente annichiliti, poi abbiamo recuperato il punteggio alla fine, ed è anche l'unica squadra che in questo frangente ci ha messo sotto. In altre occasioni abbiamo sempre fatto noi la partita, segniamo poco, questo è un problema, abbiamo un'ottima fase difensiva, ora vediamo insomma di migliorare quello che per oggi è un punto critico. Grazie Presidente Ursini, noi ci fermiamo solo un attimo, circa 10-15 minuti per la classica intervista di Maria Rita Pesanti questa sera con Ivaldo Rulli, a dopo. Il nostro spazio dedicato all'intervista qui, ospiti del centro commerciale Lanciano, in modo particolare dell'ipermercato Conad, grazie al direttore Paolo che è stato anche intervistato, o meglio invaso dalle nostre telecamere e dai microfoni, ora ci sta guardando sorridendo, va a incontrare una figura come quella di Ivaldo Rulli. Ivaldo Rulli che vedo un po' stanco perché sta già lavorando, noi ci siamo incontrati in agosto per il Festival Nazionale Adriatica Cabaret, anzi grazie Ivaldo per aver accettato questo invito all'interno di Gradinata, e non ti sei fermato un secondo perché questa è stata un'edizione particolare. Breve premessa per chi non lo conoscesse, pochi ma può capitare, Ivaldo Rulli è impegnatissimo con il lavoro quotidiano, un impegno con l'ASL che lo vede intensamente impegnato, si sfoga in piscina macinando chilometri di vasche appena può, dico bene, e una cosa che non sapevo, una bella notizia che ho saputo, sei anche docente universitario da qualche tempo. Qualcos'altro da fare? Vorrei riposarmi. Sarebbe il caso. Vabbè, poi ho il mio grande hobby, ecco, io non seguo il calcio, non sono appassionato di sport, però ho questa grande malformazione cerebrale che mi porta a sposare continuamente le idee della ironia e del cabaret, mi piace. E tu hai cominciato a che età a lavorare intorno al cabaret? Allora, io ho iniziato a far ridere da sempre, facevo proprio ridere. Detto così però dai. Sì, no, nel senso che comunque molto spesso mi sentivo dire guarda tu mi fai ridere. Poi ho detto vabbè, se allora vale tanto io ne approfitto. All'Università a Bologna mi ricordo che allietavo gli avventori delle varie osterie, oltre che con la chitarra insieme ad altri amici, con delle barzellette. All'epoca non esisteva la figura del cabarettista, parlo degli anni 70. Sì. Esisteva il comico. Sì, che faceva il varietà. Faceva il varietà. E poi quest'idea si è ben congiunta con l'attività teatrale. E ho fatto questo bellissimo percorso teatrale sia a Bologna, quindi dopo a Lanciano, e poi dal 1995 ho iniziato con i festival nazionali di cabaret. Qualcuno l'ho perso, qualcuno l'ho vinto, qualcuno ho fatto secondo, terzo, e nel 2000
ho iniziato con il Festival Nazionale Adriatic Cabaret. Cioè il tuo festival, la tua creatura. È un'idea mia, ma è il nostro festival. Della città. È il festival degli appassionati. Adesso possiamo dire della Frentania. Ecco, perché sei andato oltre, decisamente oltre. Tantissima gente ti ha seguito in tante edizioni. Io sono onorata di essere stata accolta in questa famiglia qualche anno fa. Grande onore per noi. Mi avete adottata e mi diverto da pazzi. Ciao Sandro, Sandro Vigliano, il conduttore storico del festival, Sandro, della prima edizione. Chiaro, lui. I condottieri, tu e Sandro Avigliano siete oramai, così, per usare un termine calcistico, i capitani di una squadra che non si cambia, perché fino a che si vince si va avanti. Ma il pubblico ti ha seguito tantissimo, ci sono anche molti turisti che vengono sulla costa frentana, ma anche più a nord, più a sud, sanno di questo appuntamento e vi raggiungono sempre in agosto. Ricordiamo, ci sono già le date fissate per la prossima edizione, ma partiamo dall'edizione passata, quella 2017, che ha visto diversi cambiamenti. Allora, il primo cambiamento chiaramente è stata... si riferisce alla location, quindi il posto è stato scelto in relazione a dei problemi che abbiamo incontrato per quanto riguarda la vecchia location a Lanciano, e posso dire che siamo stati abbastanza fortunati, perché lo spettacolo che abbiamo avuto dietro le spalle, ma anche attorno, che è quello della piazza adiacente l'abbazia di San Giovanni in Venere, con tutto il golfo, il piccolo golfo di Fossa Cesia, si è ben sposata con questa manifestazione, che è stata veramente, poi anche il clima, siamo stati aiutati dal tempo. Io infatti ho detto con una battuta che quella era l'unica piazza d'Italia che aveva l'aria condizionata naturale, perché veramente siamo stati benissimo. Era un'atmosfera fantastica. C'è stata una grande affluenza di pubblico, oltre abbiamo messo 2000 sedie, erano tutte occupate e più c'era tantissima gente in piedi. Abbiamo anche avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda la degustazione dei prodotti tipici che noi abbiamo offerto, e grazie anche agli sponsor, che io voglio ricordare il salumificio, il prosciuttificio Sorrentino di Mozzagrogna, e i vini della cantina Spinelli, e la frutta dei Fratelli Antico, insomma i liquori di Annamico, e poi anche tutto il resto, ci hanno dato poi ci hanno creato quell'ambiente familiare bellissimo a fine serata, per darci anche una motivazione in più per scambiare qualche chiacchiera. Esatto. Anche poi con i fuochi pirotecnici, che non erano nostri, però li abbiamo vissuti come fossero la degna conclusione di una manifestazione che si è conclusa nel migliore dei modi. Il pubblico ha partecipato quest'anno più che mai come fosse davvero parte della squadra, non soltanto perché la location era aperta e raccolta nello stesso tempo, ma soprattutto perché li avete voluti trattenere come ospiti di questa festa conclusiva. E il filone dovrebbe restare questo? Sì, oramai il segreto è quello di coinvolgere il pubblico non solo in un ambiente di spettacolo, ma in un ambiente di familiarità, dove c'è amicizia, spettacolo, estate, vacanza, e anche bellezza di uno dei posti più incantevoli d'Abruzzo, che è quella della Basilica di San Giovanni in Venere, che è anche poi la punta di diamante della Costa dei Trabocchi. E la Costa dei Trabocchi oggi si avvale di questa manifestazione, e noi altrettanto di conseguenza, diventando così anche l'espressione finale e conclusiva di questa estate della Costa dei Trabocchi. Quindi ringraziamo Dio, è stata una bella cosa. Sì. Un anno difficile, però risolto nel migliore dei modi. Sì. Però detto così, pare che noi in Abruzzo miriamo soltanto a farci due risate tanto per e mangiare. In realtà dietro un festival come il Festival Nazionale Adriatica Cabaret c'è un lavoro pesante. Artisti che sono grandi nomi, che arrivano a illuminare, diciamo così, a fare anche un po' da padrini a quelle che sono le nuove leve. Ma il festival parte già durante l'inverno, perché c'è un lavoro di selezione lungo. Ecco, diciamo bene come funziona. Ma funziona così: oramai il festival è conosciuto, quindi già di suo gode di questa autonomia di richiamo, e quindi è punto di riferimento per tutti i ragazzi che vogliono intraprendere questa sfida e vogliono partecipare al festival. Tutti gli iscritti arrivano queste iscrizioni via mail o anche tramite Facebook, e poi vengono contattati in diverse serate, così nelle famose serate di selezione.
e queste serate le svolgiamo a Langiano nel locale del piccolo teatro di Adriatica Cabaret. E una volta fatte le selezioni poi scegliamo quali sono i finalisti e i semifinalisti, cioè i semifinalisti e poi quindi i finalisti. La cosa importante è che noi possiamo fare dopo 18 anni, perché andiamo incontro alla 18ª edizione, possiamo fare un consuntivo immediato e anche felice, che è quello di constatare con grande soddisfazione che molti ragazzi che sono passati per il nostro festival oggi li troviamo nelle fiction, li vediamo nei film, nei rotocalchi, nelle trasmissioni televisive come ospiti. Insomma, molti ce l'hanno fatta, tanti no, ma molti ce l'hanno fatta. Beh, diciamo pure, e tu lo sai sulla tua pelle, l'hai sperimentato, l'hai collaudato, che non basta avere verve, arrivare su un palco, vincere magari un festival o una rassegna e tutto va in automatico, ci vuole lavoro continuo, rinnovamento continuo. Tu stesso, che hai una quantità di personaggi notevole nella tua sporta, non so, ogni tanto le tiri fuori qualcuno, magari lo adatti, lo ammoderni un po', però ci metti del tempo per costruire un personaggio, ogni artista ci deve lavorare sul allora, suo. Il cabaret è un'espressione diciamo artistica, culturale, abbastanza difficile, diversa e difficile, perché gode di tante cose ma è priva di altre, e mi spiego meglio. La differenza sostanziale che può esserci tra un attore di teatro e un cabarettista è che l'attore di teatro deve seguire un binario che è un copione fedele e non può uscirne fuori. Il cabarettista invece vince una sfida continua in una interrelazione, una interattività con il pubblico, e può cambiare, può variare il suo modo di fare spettacolo a seconda di come il pubblico recepisce. Ed è una sfida anche perché non può ripetere sempre le stesse battute, soprattutto perché le battute vanno fatte sempre in maniera diversa. Io devo ringraziare perché chi mi ha aiutato, perché quest'anno ho avuto tantissimo da dire, perché sappiamo perché, perché hai avuto molto materiale su cui lavorare. Sì, sì, ho avuto, perché a me è piaciuta l'attualità, è piaciuto quello che era successo a Langiano, era piaciuto in senso cabarettistico, non mi era piaciuto affatto quello che si è fatto a Langiano, tipo la pista ciclabile, e su questo io ho pedalato la mia comicità. Io mi ricordo che sei arrivato sul palco alla finale prima della premiazione in bicicletta. Eh sì, sono arrivato con la bicicletta e infatti senza indurre nulla la gente è scoppiata a ridere, perché avete un vissuto e giustamente hai mirato al territorio. Ma serve anche a questo lo spettacolo, certo. L'ironia, l'autoironia servono anche per conoscere meglio e correggere magari il tiro per alcune situazioni legate qui al territorio. Tu sei nato esattamente a Langiano? Io sono nato a Castelfrandano, però a 6 mesi a piedi me ne sono comunque volevo approfittare di questa possibilità, volevo ringraziare te e tutti gli amici di Rete 8, della Gradinata, chiamiamolo così, della trasmissione, per riconfermare la disponibilità dell'associazione Adriatica Cabaret a accettare tutte le iscrizioni dei ragazzi che vogliono partecipare al festival. Quindi sono aperte le iscrizioni per il laboratorio del cabaret e per la partecipazione al festival, e volevo anche anticipare, se mi è permesso, la prossima edizione, la 18ª edizione del Festival Nazionale del Cabaret, che si farà sempre a Fosse Cese, nella piazza adiacente alla Abbazia di San Giovanni Vianney, il giorno 17 e 18 agosto 2018. Mi prenoto? È certo. C'è che un sì. Posticino per me? Tu ce l'hai sul palco il posticino. Ok, mi porto lo sgabello alto e l'abito alla Parietti dei tempi d'oro. Mi devo allenare un po'. Posso invitare anche Lorenzo Valeriani, che oggi ci ha ospitati in Gradinata? Certo che sì, come no, tutti. Allora Lorenzo, tieni di pronto, mi raccomando, vestiti elegante, carino, preciso. Poi vediamo se magari fai provini come cabarettista, mai dire mai nella vita. È certo. Poi molti personaggi che fanno ridere molto non lo sanno. No, Lorenzo, non è il tuo caso, ci mancherebbe altro. Non è il caso di Lorenzo. Però è un amico fidato e poi ha ammirato il tuo lavoro già negli ultimi anni. Grazie per l'ospitalità, grazie ai Valdorulli per questa presenza e ovviamente in bocca al lupo, che è uno dei miei animali preferiti in assoluto. Grazie, 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 in bocca al lupo anche a voi, e arrivederci ad Maiora, e un ringraziamento anche al caro amico Paolo dell'ipermercato, nella speranza che lui possa diventare un nostro sponsor. Il festival, glielo diciamo? Chi lo sa? Glielo diciamo? Non glielo diciamo, va bene. Chissà, pensiamoci, staremo a vedere. Okay. Grazie Lorenzo, a te.
Eccoci qui, allora tornati, tra l'altro ne approfitto, lo dico pubblicamente in modo tale che ho tanti testimoni non solo qui al centro commerciale ma anche seduti comodi a casa. Il 17 e il 18 agosto Ivaldo, io mi prenoto, non so sotto quale veste, però sarò al tuo festival, quindi blocca un posto almeno in platea, poi sul palco vediamo, ci devo pensare un attimino, va bene? Va bene. Perfetto, grazie Ivaldo. Intanto me lo scrivo. Benissimo. Allora, torno dal presidente Ursini perché mercoledì scorso il Fossa Cesia ha fatto un'amichevole di quelle, insomma, importanti, no? Perché avere di fronte Mister Zeman è sempre particolare. Come si comporta in panchina? È così oppure ogni tanto riesce ad alzare il volume della sua voce? Io in realtà in panchina non ci sono stato, ho visto all'esterno, è un personaggio veramente particolare. E direi anche carismatico, pur non parlando, con i suoi sguardi in realtà dice tutto. Ho avuto modo di parlare con lui a fine gara, siamo stati un po' insieme, ma abbiamo parlato di una squadra che so che anche a te è cara, che è la Roma, e abbiamo parlato di tante cose, poi mi ha chiesto quale fosse il programma della nostra neonata società, era molto incuriosito, insomma Zeman certamente non lo racconto io, lo sanno tutti. Invece no, Pescara è stata una bella esperienza perché comunque è stata una festa, noi abbiamo voluto farla per tante ragioni, prima di tutto perché ho un rapporto personale con il presidente molto intenso, tra l'altro sponsor anche lì alla Pescara Calcio, piccolo sponsor perché non mi posso permettere, poi non, sono, non lascio niente a Fossa Cesia, non va bene, quindi devo distribuire deve, un po'. Deve distribuire i beni, altrimenti... Anche così, va bene. A livello commerciale si fa così, no? Esatto. Si mette un po' da tutte le parti, poi da una parte il raccolto va male, dall'altra parte però si raccoglie e a casa si porta sempre da mangiare, quindi è importante fare questo. Esatto, quindi ho spiegato a Sebastiani che desideravo fare questa amichevole perché volevo dare un po' di gioia ai nostri ragazzi della scuola calcio, settore giovanile, e volevo anche dare una soddisfazione ai nostri ragazzi che ricordo sono tutti quanti dilettanti, cioè gente che lavora, che si allena alle 6:30 di sera, insomma, quindi per loro un confronto con questi giocatori è comunque sempre stimolante ed è anche l'inizio di una collaborazione con la Pescara Calcio, perché non lo nascondiamo, è la società di riferimento della regione, è sempre stata una società importante. Noi abbiamo intenzione di attivarci non solo con la Pescara Calcio, ma per esempio, abbiamo un filo diretto anche a Roma, perché come tu ben sai, essendo romanista, cioè abbiamo lì due corregionali molto molto bravi, uno è Eusebio, l'altro è Morgan, col quale Morgan ha un rapporto personale molto intenso, quindi ci sentiamo quasi ogni giorno, e andremo a fare un'amichevole anche a Trigoria, ci ospiteranno, e questo è anche quello un premio, è semplicemente una tappa di avvicinamento verso i progetti che noi intendiamo sviluppare da qui a qualche anno. Presidente, dopo aver prenotato il posto con Ivaldo, prenoto il posto anche sul suo pullman, così quando andate a Trigoria vengo anch'io, così mi tolgo un po' di sassolini dalle scarpe, non con il mister, con qualcun altro. Andremo con due pullman, quindi il posto c'è sicuro. Benissimo, perfetto, aspetto la sua telefonata. Okay. Se passa il microfono al presidente De Vincentis, il presidente Ursini parlava di Pescara, parlava di Zeman, quanta voglia c'è di riportare il Lanciano in un derby abruzzese di quelli infuocati? Domani? Lo vorrebbe fare domani? Guarda, i sogni ci sono, è giusto che ci siano, diciamo, nei giusti cassetti, è logico che... Bisogna aprirli adesso. No, bisogna farli, diciamo, materializzare questi sogni, e i sogni ogni tanto scappano pure, però se ci si lavora ci si può anche arrivare. Lanciano l'ha fatto in modo ripetuto, il derby con il Pescara, sono state belle partite, li ho assistiti anche io in prima persona, quindi è bello che il Pescara possa difendere i colori a livello nazionale, però è altrettanto bello ripartire qua a Lanciano perché si è stato difeso anche con i colori rossoneri il calcio regionale a livello nazionale. Questo mi inorgoglisce, ma inorgoglisce ancora di più tutti i miei collaboratori di fare un qualcosa di altrettanto straordinario nei futuri anni. Una domanda un po' più scomoda: cosa ha trovato di più bello o di meglio organizzato all'interno della struttura del Lanciano Calcio, compresa anche naturalmente la città, la tifoseria e tutto il resto, e cosa invece ha dovuto correggere o sta per correggere rispetto alle altre esperienze che lei naturalmente ha avuto
in altri ambiti? Guarda, io ho iniziato un percorso, come ho detto, da qualche mese. Ho preso, si può dire, quasi nulla o nulla proprio di quello che poteva essere, diciamo, la storia regressa del Lanciano. Noi giorno dopo giorno stiamo costruendo il nostro modello del nuovo Lanciano Calcio e quindi speriamo che possa continuare questo percorso di crescita e speriamo che possa andare anche bene questa mia iniziativa di fare il calcio come lo intendo io, ma come lo intende il direttore Paciarello o gli altri direttori di settore. A livello tecnico, oltre a Lanciano, naturalmente c'è una squadra che vi può insidiare, che ha visto durante queste prime giornate, oppure secondo lei avete tutte le carte in regola per disputare una stagione, non dico tranquilla, però insomma. Guarda, noi domenica scorsa prima della partita eravamo terzi in classifica, quindi sicuramente siamo una bella squadra, ma sicuramente ci sono più e più squadre che sono fatte e costruite in estate in modo molto importante. Se alla terza di campionato, alla quarta di campionato siamo terzi, significa che qualche squadra competitiva ce ne sta pure più di una. Domenica abbiamo affrontata una, ringraziando di Dio ce l'abbiamo fatta, riportare i tre punti a Lanciano. Oggi siamo capolista, manca a farla apposta con la testa. Il mister e i giocatori devono continuare con questo impeto, con questa energia, capire che portano le maglie rossonere del Lanciano Calcio e quindi devono dare sempre il 110%, perché c'è tanta voglia pure da parte dei competitor di poter affrontare il Lanciano e poter rosicchiare qualche punto. Speriamo che, come ci abbiamo qua di fronte il difensore Scudieri, non prendiamo gol. Ieri sera ci siamo fatti una chiacchierata all'interno della sede, giusto per, ci siamo incrociati, la sua preoccupazione è di stare sempre sul pezzo perché sa che gioca con il Lanciano e sa che comunque gli avversari vorrebbero fare gol al Lanciano. Sì, poi come diceva il mister, quando si vanno ad affrontare queste squadre come la vostra ci si mette sempre l'impegno, il giusto pepe. Ecco, esatto, l'impegno naturalmente, anche e soprattutto immagino se c'è un giocatore che in un altro match tende a ritirare la gamba, non so se il mister Del Grosso è d'accordo, se si gioca con Lanciano quella gamba non si tira indietro, anzi no, ci si mette proprio, anzi forse se ne mettono due più che una, e allora credo che tutto sia complicato. Poi per giocatori non so la condizione dei terreni di gioco in prima categoria, se sono ottimali oppure no, però insomma sotto questo aspetto forse tutto il circuito abruzzese sta migliorando, me lo conferma? Guarda, io dico che oggi come oggi la prima categoria è questa, la prima categoria ci sono dei campi più o meno buoni, ma sappiamo che facciamo questo, quindi ci dobbiamo allenare sapendo, essere consapevoli che la domenica non si gioca sempre al Biondi dove il Prato è preciso, ma si va a giocare fuori casa dove ci stanno, ecco, tipo come domenica scorsa siamo andati a Tessa e abbiamo usufruito di un impianto veramente bello e importante. Ma si può andare anche fuori casa e giocare su campi non adatti a categorie importanti, ma non lo facciamo e quindi dobbiamo pur capire che questo è quello che ci aspetta durante tutto quest'anno e lo affrontiamo domenica dopo domenica, sia l'avversario ma anche il campo, ma non dovrebbe essere assolutamente il problema il campo, ecco, chi potrebbe essere il problema è la squadra con cui giochiamo. Perfetto, grazie Presidente, io le rubo il microfono, voglio andare dalla Presidentessa a Rasetta, perché la prossima con chi la giocate? Oh, la prossima la giochiamo col Verona. Col Verona? Col Verona, okay. Sì. Quindi insomma, quindi, domenica, altisonanti ed importanti. Sì, sì. C'è possibilità di vittoria? Facciamo un resoconto su quella che per ora è la stagione. Guarda, io ci spero tantissimo e anche le ragazze, insomma... Abbiamo affrontato una squadra di Bolzano che erano toste, però insomma ce la siamo cavata. Una curiosità, c'è una ragazza pronta, ricordo il capitano, c'è ancora, vero? Sì, il capitano, il capitano c'è ancora. Potrebbe essere pronta per prendere, naturalmente nulla contro il mister attuale, ma potrebbe essere pronta, facciamo,
presidentessa, allenatrice e giocatrice, possiamo fare tutto al femminile oppure le donne sotto questo aspetto ancora devono crescere, soprattutto casomai sotto l'aspetto caratteriale, perché il capitano con le compagne ormai è amicizia pura, quindi certo, è difficile certo, inserirla in quel ruolo, ma ci si potrebbe arrivare? Ma perché no? Perché no? Le donne, le giocatrici in primis dimostrano un bel carattere, cioè hanno voglia proprio di farsi vedere, di farsi notare, e perché no? Potrebbe anche. Anche perché nella scuola calcio per le bambine abbiamo le ragazze che fanno allenamento, quindi crescendo man mano si potrà arrivare anche a questo. Certo, che questo sì, potrebbe essere accattivante. L'ultima curiosità, rispetto agli altri anni il pubblico è cresciuto, c'è più curiosità nei confronti del calcio femminile oppure ancora noi spettatori e detti lavori dobbiamo crescere? Naturalmente allora, noi di Gradinata quando possiamo il calcio femminile lo mettiamo in vetrina, però capisco anche che quello dei maschietti ha un appeal diverso. Allora, il pubblico diciamo che è cresciuto rispetto agli altri anni, anche se quest'anno abbiamo anche diciamo una bella possibilità, perché giocando le partite appoggio e di solito si combina anche con le squadre maschili campo 1 e campo 2, quindi là è pieno di... Quindi una giornata piena di calcio. pieno di calcio, però diciamo che in Italia il settore femminile sta prendendo piede. Per esempio martedì a Castel di Sangro si gioca la nazionale italiana, quindi c'è anche potrebbe essere un bel trampolino di lancio per questa certo, attività. Addirittura sabato pensano anche di fare allenamento con le ragazze della nazionale, se qualcuna delle nostre ragazze vogliono andare, e comunque andremo anche per vedere questa bella realtà, insomma, e per conoscere naturalmente un aspetto ancora più professionale di calcio femminile. Ma certo che sì. Mister Zeman viene ogni tanto a vedere il calcio e altro, immagino, perché l'età passa, però Alessandro, no? No, sì, ogni tanto lo vediamo sugli spalti, no, vederlo è sempre un grosso... I consigli non arrivano, naturalmente. Un grosso piacere, io qualche volta sono proprio tentata, però non è detto che prima o poi... Secondo me Mister Zeman, presidente dei Vincentis, uno strappo alla regola, cioè un qualche anno nel calcio femminile lo farebbe volentieri, no? Io dico che Mr. Zeman non è assolutamente consumato, visto che parla pochissimo, quindi giorni fa su un'altra intervista ho detto che forse non subendo per due gol, per due partite consecutive il gol, stava iniziando a rivedere anche il suo modo di fare calcio, e che ne sai che quando smette si possa buttare nel calcio femminile e dare tantissimi consigli anche con gli sguardi, perché lui non è che si cimenterà tanto con le parole, ma già con gli sguardi potrebbe correggere tante cose. Mi riallaccio diciamo a quello che potrebbe essere la partita della nazionale femminile. Io ho una mia figlia che proprio oggi pomeriggio ha fatto lezione di calcio, è il terzo anno che fa scuola calcio all'altra società mia di Pescara, e il calcio femminile deve crescere, poi deve crescere innanzitutto da quelle che possono essere diciamo proprio le ragazze che oggi giocano a calcio, che devono dare loro stessi l'esempio alle bambine per poter continuare a fare calcio. Io ho la fortuna di avere dentro l'altra mia società più di un'allenatrice e vedo che sta funzionando, quindi se posso dare un mini consiglio, cercate di fare sempre più questo tipo di abbinamento. Chi gioca deve allenare anche le bambine piccole, è un percorso che sicuramente darà i suoi frutti. Grazie. E naturalmente noi questo messaggio lo lanciamo sempre, soprattutto per le scuole calcio e per i più piccoli: il calcio sì, lo sport sì, ma anche a scuola bisogna trottare e pedalare, perché se ci si ferma nella vita poi, presidente, è un problema anche nel calcio. Allora, la scuola è vitale e importante,
si sa, la scuola è quello che forma il ragazzo, è quello che lo forma anche dopo negli anni futuri, quello che sarà, diciamo, la sua attività professionale. Però la scuola è importante, ma è altrettanto importante lo sport, tutti gli sport, parliamo dal nuoto che potrebbe essere, diciamo, visto come persona che fa solo sopra e sotto la vasca, ma è sempre sport, ma dopo c'è anche, diciamo, lo sport di gruppo, che per me è vitale nella crescita personale proprio dell'uomo, della donna stessa, perché per me la pallavolo, che è uno sport bellissimo, sempre più le donne ci si cimentano e credo che effettivamente il confrontarsi in uno sport molto molto importante, perché la pallavolo è importante, può far aiutare a crescere, diciamo, anche la giusta sinergia fra le donne, che molte volte vi sfidate anche in modo ingiusto solo perché siete donne. Benissimo, raccogliamo anche questo messaggio dal presidente De Vincentis. Siamo davvero ai saluti, un grazie di cuore ad Ivaldo Rulli, grazie Ivaldo per questa intensa intervista, è durata non tantissimo, però hai lanciato i giusti input. Grazie al presidente. Io volevo fare un in bocca al lupo alla squadra, al presidente, al mister, ai giocatori, a tutti i tifosi, un in bocca al lupo sincero, e credetemi, un in bocca al lupo detto da un veterinario vale. Quindi, è un bel segnale, ha un valore aggiunto. Anche perché se il lupo si fa male, poi lo portano da te e tu naturalmente speriamo guadagni. Che l'animale possa continuare e fare l'animale in modo importante, perché no, a me piace il fatto che tu sia stato intelligente, perché normalmente uno istintivamente è portato a rispondere dopo uno che dice in bocca al lupo, l'altro risponde in culo alla balena, però non è bello, non è igienico, si passa dalla bocca, ecco, alla... infatti io ho solo risposto sulla battuta giusta, che potrebbe essere, diciamo, l'animale giusto che potrebbe quindi essere il Lanciano Calcio. In bocca al lupo davvero. Grazie. Grazie, grazie Ivaldo. Grazie al presidente Ursini del Fossa Cesia. Mi raccomando, un altro anno vi voglio in eccellenza. Quindi vedete di riattivare il cerca sponsor per nuovi obiettivi. Dobbiamo scappare avanti, se no arrivano loro ci ammazzano. Ecco, appunto. Grazie a Belina Rasetta, in bocca al lupo anche a lei e alle sue ragazze, compreso il mister, per questa Serie B, e grazie ad Alessandro Del Grosso. Alessandro, allora ci vediamo quest'estate, mi hai ufficializzato la tappa a Silvi, vero? A Silvi ci sarà la tappa di Beach, perciò ci saranno parecchi giocatori e parecchie squadre, così mi hanno confermato qualche giorno fa. Perfetto, e noi se possibile naturalmente ci saremo. E allora chiudiamo qui questa terza tappa, questo terzo appuntamento con Gradinata. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo alle 21.30 su Rete 8 Sport, in replica la domenica alle 13.15, prima del calcio che conta, quello più importante. Io vi saluto, vi do appuntamento appunto a sabato alle 21.30, un abbraccio ai miei collaboratori Margherita Persanti, Mario Giacchetta, Valerio Quartapelle, Vincenzo Irelli alla parte audio, in regia Vincenzo De Simone. Buonanotte a tutti.